Salve, siamo qui con Maurizio Piccariello. Maurizio, in questa presentazione dei tuoi due libri ho notato che tu non sei un artista come molti altri, infatti ti dedichi nel campo della musica, della scrittura, siamo un artista plurimoderno. Poi sono le cose che vengono a mano, poiché è la 48esima presentazione in 7 mesi, sto portando in giro questi due libri, prima che tutto accadesse, Mendicante d'amore, è pubblicati con la casa editrice Il Papavero, Centro-Sud, ho girato un po', quindi è chiaro che poi a mano ti vengono idee nuove, riesci ad allargarla. Accompagno la presentazione parlando dell'amore in senso letterario, quindi in maniera tacita, più posata, e poi ci gioco un attimo su, ci suona la chitarra, i pezzi che sono la colonna sonora del libro. Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Mendicante d'amore, come lei esposto, non sembra un amore molto sofferto, un amore molto, diciamo, toccato? Lì il protagonista quasi lo esige, lo implora quest'amore, appunto amore mendicante, un amore che non ha la forza di attingere in se stesso, è un amore che non trascina ma che è trascinato. In Prima che tutto accadesse invece il ragionamento è diverso. Prima che tutto accadesse, la protagonista Loredana, che tipo di ragazza è? Molto aperta e sentimentale, come il sottoscritto. Quindi molto emotiva, tutti vogliono parlare con lei, ha delle doti particolari, ha dei doni, riesce a leggere nel cuore delle persone, aiuta le persone, le guarisce, riesce a prevedere anche degli eventi. Una donna, una ragazza molto bella, che ama però le discoteche, affianco a queste cose particolari che non hanno tutti, ama le discoteche, vive un qualunque paese del centro-sud degli anni 70, con quelli che sono stati i problemi degli anni 70, con la droga, anche con il divertimento che sono le discoteche, ma con la disoccupazione, un problema sempre. Una ragazza che a tutti quanti farebbe piacere conoscere, quindi. Sì, infatti i fidanzati di Loredana all'interno del libro sono molti, quelli che sperano e auspicano di diventare i fidanzati di Loredana. Poi ci riesce solo uno, che è quello che poi divide con lei le parti cruciali del libro. Tutte mosse capacino si innamora di me, ma si è chi do fa fa e torna da vuoto in braccio a chi non l'ha. Si innamora di me, ma si è non c'è pensa e torna da vuoto a tu chi non l'ha. Che daccio di ta fa, che daccio di ta fa. Bella, non lo saccio come faccio a te guardare, te voglio bene ancora, ma se mi piace un po' di là, e intanto che mi ha perso te, in modo così schietto, semplice come io scrivo. Parla di me, vago per spiagge deserte, tra te mi bagnoli di inframento. Pensieri malinconici si accavallano e finiscono tra le onde del mare in burrasca. Sul mio volto una lacrima si lascia cadere, il vento pungente la strappa via con forza, come a voler cancellare la tristezza che mi avvolge. Lascio scorrere la sua immagine lenta, tra un volo di gabbiani che fior d'acqua si rincorrono fino a scomparire. Ora è il tempo raccoglie le mie ultime emozioni, che racchiuderò nell'alba dei miei ricordi. Si innamora di me, ma si è andata, non c'è pensato.
Vedete, io non sono una persona semplice rispetto a Lucia. Io sono un cubo di Rubik. Io sono una cosa complessa. Non è che io sia semplice. Sono complesso. Ma in fondo è proprio che sono complesso, che sono inquieto. Tengo due possibilità. O esci da un altro manico mia persa perché ha quasi nessuno. Questa è la prima possibilità. Perché tu giustamente è stato chiuso dopo che sono uscito lì. Perché se non è ancora aperto, quando i pazzi stanno fuori, cioè che stanno aperti. Quindi esplodevo dentro. Amici di Puglia, siamo qui con la signora Lucia Gaeta. Signora Lucia, lei ha fatto una presentazione molto interessante, molto che parla di un amore, ma non un amore felice. Non un amore felice come è nato il libro, però se puoi notare da quello che poi io ho scritto e ho parlato, è di un amore che è finito e poi c'è di nuovo il sogno, la speranza e l'amore che rinasce, quindi un proseguimento nelle mie poesie, della vita che continua poi di non arrendersi mai. Ma come lei stessa si è autodichiarata, diciamo, una persona molto semplice, una persona molto diretta. Infatti ho notato che le sue poesie le scrive in momenti di stato d'animo. Certamente sì, certo sì. Le scrivo proprio di getto come mi arrivano e sono nei miei stati d'animo, ecco, quindi sono molto naturali. A questo punto non so che fare, dobbiamo augurare i migliori auguri per questo vostro libro.